Valentina, cosa stai facendo? Quello che non fai tu, la cena. Prepariamo la cena. Certo, è già tardi perché immagino che la maggior parte dei nostri amici sia già a tavola, forse sta già anche digerendo. Noi da buoni siciliani ormai, visto che è estate, ceniamo non prima delle 10. Ahimè. Certo, questa cosa non mi fa felice, però. E questa è un'ottima ricetta, comunque estiva. Anche se utilizzeremo il forno, però è una ricetta veloce, poi. Vabbè, in 20 minuti di forno è pronta, quindi si può sopportare, dai. Tra l'altro oggi non c'è stato caldissimo, quindi. Allora, voi intanto fateci sapere cosa state preparando per cena, ma scriveteci anche da dove ci E seguite. se si sente l'audio, perché la volta scorsa ho visto che c'era qualche problemino. Io non vorrei gridare. Fateci sapere quindi se si sente, se si vede bene questa live. Intanto, Valentina. Allora, un'altra diretta con i peperoni. Guarda caso, anche la volta scorsa era una ricetta con i peperoni, però in estate cosa vuoi mangiare? Dai, la prossima sarà con le melanzane. Allora, questo è uno dei modi che preferisco per cucinare i peperoni, perché è abbastanza immediato, anche se poi bisogna attendere per la cottura in forno, comunque è qualcosa che faccio velocemente. Adesso vediamo tutti i passaggi insieme. Allora, intanto Albino ci fa sapere che si vede e si sente bene, ci saluta anche Giovina. Ecco, scriveteci nei Ciao! commenti da dove siete collegati, ci fa sempre piacere sapere da quale località ci seguite. Allora, questo è l'ultimo peperone, quindi quanti ne abbiamo utilizzato? Uno l'avevo già pulito, adesso facciamo questo, puliamo questo velocemente, anche perché dentro, vedi, hanno anche pochi filamenti. Andiamo a togliere semplicemente il picciolo e i filamenti bianchi e i semi, se ci sono, questo nemmeno ne ha. Quindi facciamo presto presto e li tagliamo a listarelle così di circa un centimetro e mezzo. Non ti tagliare le dita. Veloce, veloce, li metto direttamente in teglia, quindi evito anche di sporcare una ciotola. Sporchiamo proprio poche cose, solamente la teglia foderata con carta forno. Allora, Elisa ci saluta da Pavia, Giovina ci saluta dalla Basilicata e ci fa sapere che ha fatto le bruschette e l'hamburger. E poi abbiamo chi ci segue dal Belgio. Ciao Salvatore, un bacio anche a te. E Albino ci fa Ma sapere che ci questo sta dove? Su seguendo Vivo dalla Milano, Mangiando o su su Vivo Bella Mangiando, su Sicilia? Vivo Ah, Mangiando, e siamo anche in contemporanea su Cibo siamo Doc. su Cibo Doc. Ho perso il conto con Ci tutte segue le da pagine che Milano abbiamo. Albino. Ma allora, avete già cenato? A dire il vero, avevo un'insalata di riso che avevo già fatto stamattina molto presto per portarmi avanti, perché sapevo che oggi avrei avuto una giornatina piena di lavoro. Infatti, mi sono alzata con la consapevolezza che poi sarei rimasta tutto il giorno al computer a fare cose noiose. Quindi stamattina presto avevo fatto un'insalata di riso, che poi abbiamo mangiato a pranzo ed è rimasta anche per stasera. Però avevo anche questi peperoni che volevo consumare. E quindi ho detto, vabbè, facciamoli, anche se è tardi. Ed eccoli qui, pronti per proseguire con la ricetta. Intanto ci arrivano i saluti dalla Germania. Ciao Anita, Salvatore dalla Francia e poi John dal Canada. Mi sono accorta di non avere la mollica pronta, purtroppo, quindi la facciamo presto presto. Di solito uso dei panini un po' più morbidi per fare la mollica fresca. Facciamo la prova. Vediamo come viene con questo pane. Tanto non so se sentite in sottofondo questi motori, sembra di stare non so in quale metropoli, invece siamo in un paesino con quattro anime, ma ci sono i disturbatori. Siamo in estate, dai. No, no, io, e questo è uno dei motivi per i quali l'estate quasi quasi non la tollero più. Forse con la vecchiaia si cambia un po', da questo punto di vista. Una volta l'estate mi piaceva, adesso c'è troppa confusione. Allora sei Per i vecchia miei già. gusti, sì, mi sento un po' vecchia. Stanno Beh. cambiando, dopo i 30 cambiano tantissime cose. Ma la pensione quando te la danno? No, per quella mi sa che forse mai arriverà. Se continuiamo di questo passo, chissà. Vediamo se riusciamo a frullarlo, eh. Io non sono sicura con questa scorza che
è un po' più duretta, non mi va di toglierla perché non voglio sprecarla. In ogni caso va bene la mollica fresca. Sì, ma non è che tutti la trovano al supermercato, quindi proviamo a frullare adesso, dai. Allora, ciao Concetta, ciao Novella. Ce Infatti la facciamo? balla un Ballo po', un eh. po'. Facciamo un po' di rumore. Ma non dovrebbe fare tutto questo casino, eh? Ma Bello della mi diretta. lascia un po' dubbiosa, eh? Eh sì, perché non è che fosse troppo secco, quindi. Oh, come viene, viene, eh? Io preferisco una mollica più sottile, però intanto adesso ci aggiungo l'aglio, così cerchiamo di frullarlo e viene più saporita la mollica, oppure si può mettere a fettine, non importa, però magari a fettine rischiamo di bruciarlo in forno. No, ci arrivano i saluti dal Belgio, da Palermo, ciao Sara. Guarda Daniele, mettiamo l'aglio e il basilico, così cerchiamo di fare una mollica più saporita. Poi chi non la frulla, perché ce l'ha già pronta la mollica, mette tutto in teglia, anche l'aglio e il basilico, non fa niente. Io perché mi ritrovo così il mixer ormai sotto le mani e quindi provo a frullare anche le erbe aromatiche. Vediamo se ci riusciamo, dai, diamo ancora un giro di lame. Scusate per il rumore. Più croccante. Mi fa un profumo questo basilico, guarda. Intanto Daniela ci saluta dalla Sardegna, ciao Daniela, continuate Ok. a scriverci da dove siete collegati, ma Vabbè, fateci abbiamo sapere imparato una anche. cosa stasera insieme, che alla fine le muffolette, i panini morbidi, è meglio utilizzarli per la mollica fresca perché tritano molto meglio. Invece questo pane casereccio che avevo acquistato stamattina, vedi, è anche un po' colloso, forse per questo non frulla bene, deve essere più asciutto. Abbiamo imparato quest'altra. Ciao Anna da Lecce, un bacione anche a te. Non importa. Noi andiamo avanti. Che adesso dobbiamo. Sai che faccio? Prendo anche il pangrattato e mischiamo pangrattato e mollica fresca. Possiamo mettere entrambe le cose. Ci arrivano i saluti da parte di Novella, da Biella. Allarghiamo. Adesso condiamo qui dentro, quindi lo facciamo proprio in un nanosecondo. Mettiamo il sale. Mettiamo il pepe. Non mi fai domande stasera, Daniele? Certe volte mi fai parlare, mi dai Sto l'assist. leggendo poi i commenti, ci scrivono da Siracusa, bellissima città che dobbiamo andare a visitare. Mettiamo i capperi. Mi scrivono ricetta ottima e poi da Reggio Calabria, Rosanna. Mettiamo un po' di origano. Io abbonderei volentieri perché mi piace davvero tanto l'origano, però mi sono accorta che delle volte mi crea dei problemi con la digestione. Sarà un caso? Sarà in abbinamento ad alcune cose? Non so. Però non esagero, dai, così mi metto al sicuro. E poi, Daniele, ti ho detto, tira fuori dal frigo le olive, ma non me ne serve mica un Vabbè, chilo, quelle che scusa. No, restano le mangio poi io da sole. no, guarda, fanno male. Ecco, ne mettiamo giusto qualcuno. Fanno un odore veramente buono, perché queste sono olive già condite, quindi hanno l'olio, il peperoncino, il pepe nero. Poi leggevo nell'etichetta degli ingredienti anche un po' di aceto, quindi sono belle saporite, però
sappiamo che fanno un po' male. Intanto E sopra il poi video vediamo c'è già il la link della ricetta con tutti gli mollica. Sì. ingredienti, tutte le fasi. Ha visto che bel colore ha preso questa mollica di pane? Diventata verde perché c'è il basilico ed è molto molto profumata. In effetti non è un male che sia rimasta così più grossolana perché in forno può diventare croccantella, eh? Quindi mi piace questa idea. Adesso c'è più o meno tutto, però mettiamo anche l'olio. Così lo prende anche la mollica, l'olio e poi viene bella gratinata in forno. A tal proposito, devo accendere ancora il forno. Ecco qua. Vabbè. E adesso mescolo così con le mani. Non vi impressionate, eh? Le mani sono pulite. Sono Giusto così per non sporcare una ciotola, perché a fine giornata sono abbastanza stanca, meno cose lavo e meglio è, che dite? Mescoliamo così, distribuiamo il sale, il pepe, l'origano e poi li mettiamo belli larghi larghi questi peperoni. Quando li trovo gialli preferisco fare questo contrasto di colore giallo-rosso. Non li ho trovati gialli, quindi. Nunzia ci chiede, si possono fare anche le melanzane così? Melanzane ammollicate. Magari proviamo. Potremmo provare, non le ho fatte mai però, esattamente così. Rosanna Potremmo invece. fare sicuramente le zucchine si prestano di più. Ok, adesso. Rosanna invece scrive, Valentina assomiglia molto a nonna Carmela. Ma chissà come mai! Davvero, eppure, sai, le persone che mi conoscono dal vivo non me l'hanno mai detto, mentre gli amici virtuali me lo dicono spesso. Che notano questa somiglianza e per fortuna vuol dire che non sono stata adottata come mi facevano credere quando ero piccola per farmi rispetti le mie sorelle. Ah, che I monelle! dispetti delle sorelle più grandi. Ti abbiamo trovato, ti abbiamo adottato, ma Allora, come procediamo? Quindi cosa abbiamo li sto fatto? mettendo larghi larghi così possono Ma il cuocere forno l'abbiamo bene. acceso, accendiamo il E no, forno, adesso Valentina. devo un attimo lavarmi le mani e lo accendiamo, non ti preoccupare. Tanto ormai veramente mangiamo alle 10 stasera. Eh Ma dai, in estate sì. si mangia tardi. Se si esce, se si va al mare, si mangia tardi, Daniele. Ok, mi lavo le Allora, questa è la teglia, è già pronta, magari adesso facciamo un breve riepilogo per gli amici che si sono collegati, magari in un secondo momento. Allora, aspettiamo anche di conoscere accendo il cosa forno. mangiate voi per cena. Ah, forse. Il bello della Mamma diretta. mia, mi sta venendo la paura, non si accende. È successo qualcosa? Il bello della diretta, dai. Oh mio Dio. Va bene. Spieghiamo ai nostri Questa è una amici. Ora sorpresa che però mi piace. provvedo io ad accenderlo, dai. È successo qualcosa? Provvedo io ad accenderlo, vediamo un po'. Vabbè, Intanto. li metto su nel forno di Ecco, nonna Carmela e non infatti. succede niente. Beh, questo è veramente il bello della diretta, ma più che altro, sai, un forno così costoso non mi può mica abbandonare così, eh? Infatti in estate lo utilizziamo poco, dai. Vabbè, per fortuna c'è su nonna Carmela e quindi andremo ad approfittare del Allora, facciamo suo. riepilogo. Adesso Sì. l'ultimo. L'ultimo passaggio. Metto comunque un po' di pan grattato secco, così asciuga meglio l'acquetta che adesso loro tendono a fare durante la cottura. Ecco qua. Quindi pan grattato secco. E poi che facciamo? La buttiamo questa mollica che è rimasta? No, la mettiamo, diventa croccante adesso. Ovviamente a tavola non metteremo pane stasera, Daniele? Perché c'è già qui 150 grammi era il pane? 200? Sì, quasi 150. 150 grammi, la nostra razione giornaliera in teoria. Quindi niente più pane per stasera. Quindi ricapitolando, erano tre peperoni, ho tritato 150 grammi di pane per fare questa mollica insieme a delle foglie di basilico e uno spicchio di aglio.
Andiamo a condire direttamente in teglia i peperoni con sale, pepe nero, olio di oliva, la mollica, dei capperi, delle olive, dell'origano e in superficie possiamo mettere anche un po' di pan grattato. Io completo con un altro filino d'olio e si possono mettere già in forno, quindi praticamente in 5 minuti li abbiamo conditi e sono pronti per la cottura. Li mettiamo in forno 20 minuti, ce li dimentichiamo per un po'. E poi abbiamo i nostri peperoni ammollicati alla siciliana pronti da portare a tavola. Devo dire tra l'altro che sono buoni anche freddi questi, non per forza caldi. Quindi magari li possiamo cuocere anche durante la mattinata, quando di solito anche a casa c'è un po' più fresco in estate, visto che dobbiamo accendere il forno, e poi li possiamo gustare anche la sera. Ed ecco qui, adesso andiamo a disturbare nonna Carmela. Intanto ti arrivano i complimenti da parte di Lucia. Forno. Lucia che pubblica tante ricette sul gruppo di Vivo Mangiando, scrive brava Valentina, ti mando un bacione. Ciao, Lucia di Parodi? Sì, sì. Ciao. E allora, noi siamo pronti, quindi adesso ci resta solamente da capire se il forno funziona. Dai, provvedo io più tardi, magari mi fai sapere. Sono veramente preoccupata, non era mai successo. Giuseppina ci scrive, li faccio anch'io così, ciao. Allora, salutiamo tutti gli amici. Peperoni ammollicati stasera, un po' di insalata di riso avanzata oggi e si va a cena perché siamo un po' stanchi oggi, quindi tutto veloce veloce. Ecco, magari più tardi in pagina postiamo la foto tra del poco. Risultato finale. Perché... Sì, tra poco, mettiamo la foto, dai. Vabbè. Tanto raccontateci se avete già cenato, se la vostra estate è iniziata, perché qui mare, niente, sembra un po' strano. Da siciliana non ho ancora visto il mare, se non ma sei passato... stata all'Isole Eolie, scusa, in questo fine settimana. Però, vabbè, non vale così, dai, quello non conta. Non sei mai contenta? No, quello non conta, eravamo all'Isole Eolie comunque per lavoro. Allora, lancio un appello, aiutatemi a far capire a Daniele che il lavoro è una cosa e le vacanze, diciamo, sono un'altra cosa, perché... C'è questo confine che non è ben definito tra le due cose. E perché io quando lavoro mi diverto e quindi sono in vacanza sempre. Ecco, lui mi paga così con questa risposta. No, fatelo capire anche voi, aiutatemi che non è così. Per queste fidanzate, le compagne, le mogli ci vuole un po' di svago, eh? Quindi questi maschietti si devono impegnare un po' di più. Dai. Va bene, dai. Salutiamo Maria, salutiamo Salvo, salutiamo Frank, Claudia. Ci siamo pronti per andare a mettere la teglia in forno, non so in quale. Forno ancora non si ecco sta. Il risultato. Guarda, prima della sapevo, cottura. Li metteva in una teglia più piccola, li metteva in friggitrice d'aria. A in effetti non abbiamo mai provato la friggitrice. Perché si possono fare anche in friggitrice d'aria. D'altronde la chiamano friggitrice, ma è un piccolo fornetto. Spariamo questo mito, quindi si possono fare lì, a saperlo prima. Comunque dai, in qualche modo adesso li cuociamo, dai. Ok, buona cena a tutti allora. Non finiscono mai. Lasciate sempre un vostro commento e ci vediamo alla prossima live. Vi anticipo comunque che domani uscirà un video, una video ricetta veramente veramente bella con le melanzane. Vi aspetto domani mattina in pagina. Ciao ciao. Ciao, buona serata.